Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara, Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di un tema che ricorre a livello contenutistico nei nostri spazi, vale a dire la sostenibilità. Ci sono attualmente tantissime aziende che stanno ragionando in temi di, ad esempio, economia circolare. Questo è uno delle considerazioni fondamentali che all'ordine del giorno per quanto concerne l'agenda europea, ma non solo. Tante aziende, dicevamo, stanno parlando di economia circolare e stanno adottando una serie di modelli che ovviamente tengono conto non solo del tema ambientale, ma anche di una serie di parametri legati alla complessità dal punto di vista politico, economico, sociale e non solo. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Abbiamo in studio Mauro Pallini, presidente della Scuola Etica Leonardo e consulente di sostenibilità e management. Buonasera. Buonasera. Ancora Diego Gualtieri, che è Global R&D Manager di Angelini Technologies Famecanica. Buonasera. Buonasera. In collegamento abbiamo Giuseppe Consoli, dottore commercialista, innovation manager del MISE. Buonasera. Buonasera a voi. Bene, questi sono i nostri ospiti, noi siamo pronti quindi per entrare nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda va al dottor Pallini per tentare di capire meglio come fare una sintesi di quella che è stata appunto l'apertura della nostra trasmissione. Che cosa c'è da dire in merito al tema della sostenibilità, come si transita verso la sostenibilità, quali sono i vantaggi per le aziende e quali sono i parametri? A lei. Beh, le attività sono tantissime. Oggi siamo, io uso dire, siamo solo all'inizio di un percorso che sicuramente sarà lunghissimo, ci vedrà impegnati per tantissimi anni. All'interno della nostra Scuola Etica Leonardo abbiamo pubblicato uno standard, la norma SRG 88088, che oggi è l'unico standard al mondo che ha dei requisiti capaci di svolgere una serie di attività all'interno dell'azienda in modo molto coerente e direi assolutamente coerenti con i principi della sostenibilità. Oggi i 17 obiettivi dell'ONU sono in qualche modo i pilastri fondamentali, ma i requisiti della norma sono nelle condizioni di permettere a un imprenditore di organizzare un sistema di gestione per la sostenibilità che guardi veramente al futuro. Un sistema di gestione che sia visto come uno strumento per poter elevare gli standard qualitativi inerenti alla sostenibilità all'interno della propria organizzazione. E di questo parliamo, e quando parliamo di sostenibilità dobbiamo parlare, come oggi sappiamo, di ambiente, di social e di governance. Ma noi siamo, abbiamo strutturato in qualche modo uno strumento che permette di elevare il concetto della governance per poi dipanarsi nelle attività che riguardano la parte più sociale e più ambientale. I vantaggi sono tantissimi, perché oggi avere una certificazione accreditata come quella che la SRG propone, accreditata da Credia con uno schema di certificazione riconosciuto in tutto il mondo, ci permette di guardare con grande fiducia al futuro, con delle prospettive importanti in termini di vantaggi all'interno dell'organizzazione per il personale, per gli stakeholder, per gli shareholder. Oggi siamo in un passaggio fondamentale dallo shareholder capitalism allo stakeholder capitalism. Questa norma dà la possibilità di elevare il grado di attenzione verso gli shareholder, ma di tenere in debita considerazione tutti gli stakeholder per un percorso che sia ambizioso e che permetta alle aziende di sviluppare una competitività al massimo livello. I grandi vantaggi sono anche per quanto riguarda la comunità, ma anche le relazioni, per esempio, con gli istituti di credito, con le associazioni di categoria. Siamo cioè in un momento in cui è assolutamente necessario avere una nuova visione, avere una nuova visione del mondo e far sì che tutti gli attori che contribuiscono allo sviluppo della società, delle aziende, possano guardare con una prospettiva migliore verso il futuro.
Decisamente, questo mi permette adesso di passare la parola all'altro ospite, a Gualtieri, per tentare di capire esattamente a livello pratico come tutto ciò si declina in una realtà aziendale. Poi nella fattispecie parliamo di Famecanica, che è una realtà veramente molto complessa. Leggo testualmente: progetta, sviluppa tecnologie, robotica e servizi per la produzione industriale di prodotti FMCG, fast moving consumer goods, packaging sostenibile e servizi digitali dedicati all'ottimizzazione dei processi. Gli impianti sviluppati sono attivi oggi in 58 paesi nel mondo, a 1000 brevetti all'attivo, un export superiore all'80% del fatturato e oltre 600 dipendenti nelle tre sedi produttive in Italia, vale a dire San Giovanni Teatino, e poi siamo anche all'estero, Cina e Stati Uniti. Tra i progetti innovativi, e mi appresso a concludere questa presentazione, ma è un'azienda molto importante, abbiamo recentemente un riferimento allo sviluppo del Green Pact, e quindi grazie alle tecnologie, alle competenze più sofisticate, progetta e produce sistemi integrati, modulari e collaborativi con l'uomo. In una realtà siffatta, così complessa, tentiamo di capire come si declina il concetto di sostenibilità. A lei. Grazie. Allora, quindi Famecanica, abbiamo capito che è una società, una realtà tecnologica, estremamente tecnologica, e indirizzata verso una continua innovazione. Per fare questo noi ci orientiamo sia a sviluppi di tecnologia, ma non solo. Per noi abbiamo parlato di prodotti, un po' quello che le nostre macchine realizzano. Pensando a tecnologie e prodotti, è necessario per noi parlare di sostenibilità, affrontare la sostenibilità in maniera estremamente flessibile, cercando di andare sempre a individuare qual è il reale bisogno delle consumatrici e del consumatore finale. Quindi, per fare esempi relativi all'innovazione sostenibile, possiamo parlare in primis sicuramente dell'efficientamento energetico, quindi di come utilizzare delle tecnologie che siano all'avanguardia e che permettano allo stesso tempo di mantenere i consumi al di sotto di un certo livello, ma non solo, parlando di prodotti, anche l'utilizzo e la scelta e la ricerca di materiali che siano più sostenibili a 360 gradi. E non necessariamente parliamo di materiali naturali, ma si deve andare proprio a fare delle analisi che permettano di stabilire quali sia a 360 gradi la materia prima che impatti meno sull'ambiente. In tutto questo, e andando un po' a parlare anche di fattori ESG di cui si è accennato prima, è importante pensare anche ai dati che si trasformano in informazioni, e la giusta gestione attraverso la giusta governance di questi dati porta anche alla una sostenibilità a lungo termine e anche a una tutela degli operatori di linea, per esempio, e una maggiore sicurezza dell'utilizzo del dato, sia verso i nostri clienti, ma anche verso noi stessi. In tutto questo, facendo riferimento un po' anche all'Europa, noi facciamo anche leva su dei programmi, che sono in particolare i programmi LIFE, che ci aiutano un po' a gestire queste tipologie di progetti, queste tipologie di innovazioni, seguendo anche degli indicatori di performance che ci supportano nell'andare a individuare quali sono gli avanzamenti dei nostri progetti, ma non solo tecnici, anche relativi alla sostenibilità, e quindi quanto il nostro sviluppo impatti o meno sull'ambiente, i nostri prodotti impattino o meno sull'ambiente, come trasferiamo e diffondiamo le informazioni relative ai nostri sviluppi, come facciamo networking, quindi come ci colleghiamo con progetti simili che hanno affrontato o meno tematiche che riguardano la tecnologia o il prodotto, e ultimo ma non per importanza, anche quanto riusciamo a contaminare altri settori attigui al nostro che parlino, in cui si tratti tecnologia e prodotti similari ai nostri. Quindi questo è un po' il modo, in poche parole, il modo in cui Famecanica affronta l'innovazione sostenibile. Benissimo, mi sembra un esempio molto
ben chiaro e ben illustrato. Adesso passo la parola al nostro ospite in collegamento, Consoli. Parliamo un po' più da vicino di economia circolare. Abbiamo accennato a questo concetto così sommariamente in apertura di trasmissione. Lei ha sviluppato delle competenze molto importanti in contesti decisamente dinamici. Leggo che ha operato su mercati, ad esempio quotati, quindi sicuramente ha una visione di questo tema molto allargata. Ci dica. Assolutamente, credo che sia importante per chi ci ascolta aver chiaro che è proprio negli ultimi giorni un esempio concreto di economia circolare presso il nostro legislatore. Sto pensando particolarmente all'ultimo atto sull'intelligenza artificiale, ossia l'economia circolare è quel modello che consente all'economia di includere nuovamente, prima di tutto, gli esseri umani e tutto ciò che sta attorno a un essere umano, quindi sicuramente anche l'ambiente. Oggi come oggi si sta cercando di valorizzare la connessione tra l'economia circolare, che è un sistema produttivo qualitativamente alto perché reimmette le risorse già utilizzate in un nuovo processo produttivo, se non nel medesimo processo produttivo. Il dottor Gualtieri ci ha dato un paio di esempi e il dottor Pallini ovviamente ci ha dato il presupposto. Per poter comprendere il concetto di economia circolare bisogna cominciare ad aprire un po' la propria mente e quindi cominciare a pensare che è necessario un cambiamento che richiede sistemi innovativi, un cambiamento che modifichi i processi produttivi e che cambia anche le abitudini di consumo. L'esempio più semplice è quello che viene chiamato in inglese fast fashion, l'abitudine di comprare molto spesso e rapidamente degli oggetti che spesso sono poi deputati esclusivamente ad un uso temporaneo e non invece ad un uso completo. Oggi come oggi la possibilità di rivedere l'uomo al centro di tutto e nella sua interessenza si spinge fino ai punti più estremi dell'economia e della tecnologia. E se oggi come oggi, con quei presupposti che abbiamo visto prima, possiamo parlare di economia circolare, è perché c'è un nuovo spirito, una nuova volontà, un nuovo desiderio, innanzitutto mi permetto di dire di innovare, secondo di essere sostenibili, ma soprattutto di sviluppare. Innovare sostenibilmente lo sviluppo del domani significa essere attenti a noi in una catena produttiva che non esaurisce il suo obiettivo nel puro accantonamento di danari, ma integra i suoi obiettivi nella sostenibilità finanziaria, nella sostenibilità della persona e nella sostenibilità dell'ambiente che ci accoglie. Sempre in un'ottica di grandissima innovazione che sta a dire la possibilità di fare, scusate la durezza, morire il fiore che ieri era bello davanti ai nostri occhi per dare nuove opportunità ai giovani. E in questo senso mi permetto di declinarvi un esempio concreto: sono le nuove tecnologie che utilizziamo sui nostri smartphone. Consentono ai giovani di essere più interconnessi, consentono alle persone molto anziane di trovare luoghi di tutela, ma, da cui la citazione che mi permettevo degli ultimi passi del nostro Parlamento, ma occorre anche una forte tutela e quindi questi ultimi atti dei nostri organismi parlamentari internazionali ci stanno a dire si può fare innovazione, ma sempre con un'attenzione specifica all'essere umano, che viene rimesso al centro in questa nuova rivoluzione che va sulla scorta dei paradigmi di una nuova economia, ancorché già presente nei sistemi, quelli che studiano i professori, gli studenti, le università da centinaia di anni, e quindi esaurisce il proprio percorso, la cosiddetta economia politica, volta solo ed esclusivamente al denaro e al recepimento di finanza, e comincia a rifiorire in questo nuovo sviluppo, questa nuova libertà, la possibilità di introdurre nuovi concetti di economia che siano appunto circolari e quindi produttivi di continui processi che siano sempre ad aggiungere valore e mai ad esaurire le risorse, quando le risorse non sono solo quelle finanziarie, non sono solo quelle materiali, ma sono soprattutto quelle umane.
Mi sembra molto interessante, molto composito questo suo giudizio, questa sua valutazione. E con questi concetti vengo qui in studio da Pallini. Abbiamo visto che, parlando di economia circolare, di sostenibilità, bisogna, gioco forza, andare a vedere tanti parametri, tanti ambiti che sono interconnessi, quindi non solo crescita e non solo sostenibilità per il singolo, per l'azienda, ma per la collettività. E, stando a questa considerazione, che cosa si sente di aggiungere, Pallini? Mi sento di aggiungere che per noi la sostenibilità è una scrittura creativa, usiamo questa definizione per dire che c'è tanto ancora da fare e da scoprire. Beh, il primo aspetto che mi sento di sottolineare è la necessità di uno sviluppo culturale per la sostenibilità che parta già dalle scuole per essere un po' veicolato nel mondo giovanile e ovviamente nella società produttiva, nei rapporti sociali, eccetera. È un impegno molto importante, che poi è anche l'impegno della Scuola Etica Leonardo, che è quello dello sviluppo della cultura per la sostenibilità. Certamente il concetto di economia circolare, per esempio, siamo solo all'inizio. La necessità di guardare con attenzione all'economia civile è ancora un elemento di grandissima, un tema importantissimo, di grande attualità. Poi ci sono tutti quegli aspetti che in qualche modo sono fastidiosi per la nostra società. Parliamo di corruzione, parliamo di evasione fiscale, parliamo di una serie di elementi che dovrebbero essere oggetto di grande attenzione culturale perché la nostra società possa ritrovare un cammino più sereno. E non dobbiamo dimenticare quello che viene oggi in qualche modo declinato dalla tassonomia europea, quella ambientale, quella sociale e quella economica. In particolare inizierei da quella ambientale dicendo che cosa farà questa società, che cosa abbiamo davanti in termini di adattamento climatico e di cambiamento, cioè arrestare in qualche modo il degrado ambientale che abbiamo. Il problema vero è curare una serie di elementi utili perché si possa tornare ad avere abitudini, comportamenti e una visione che tenga attenzione al nostro pianeta che, come tutti diciamo, è l'unica casa che abbiamo, però in qualche modo siamo un pochino distratti nell'attenzionare la casa. Allora c'è la necessità di riprendere un cammino, è quello che si sta facendo. Noi cerchiamo continuamente di prestare attenzione a tutto quello che succede. Prova ad immaginare tutta la normativa della Commissione europea per parlare della CSRD, la necessità di rendicontare le prestazioni sociali, ambientali ed economiche. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si apre uno scenario nuovo all'interno del contesto economico, quindi, ma direi anche a livello globale, perché poi l'Europa è fortissima a trascinare anche gli altri continenti, sapendo anche che l'obiettivo della Commissione è quello di essere la prima attrice in questo senso, cioè stiamo cercando di condizionare in qualche modo positivamente le aziende a rendicontare le proprie prestazioni. Ma questo è molto importante perché nessuno si può più nascondere, considerando che oggi la brand reputation, reputation management, le crisis management, eccetera, sono di fatti, come dire, gli elementi che possono determinare il grande successo di un'azienda se ci si presta attenzione in forma preventiva, ma sono anche quegli elementi, quei fattori che possono distruggere qualsiasi attività. E allora è necessario ripensare il nostro, come dire, il nostro modello organizzativo, ed è quello che cerca di fare la norma SRG prestata alle organizzazioni affinché si possa riflettere meglio su una struttura già predefinita, predeterminata. Pallini, un'altra domanda mi incuriosiva molto mentre lei parlava, esponeva questi importanti concetti. E alla scuola etica che cosa si insegna? Quali sono gli argomenti che trattate e come è strutturato il vostro progetto, la vostra proposta formativa? Beh, la nostra proposta formativa è, per quanto riguarda la scuola, con un liceo scientifico ESG, che è l'unico che esiste in Italia. E l'altra proposta più importante è quella di formare professionisti. Oggi noi possiamo contare con la più grande rete italiana di professionisti per la sostenibilità, con i cosiddetti Facility Point. Abbiamo circa 600 professionisti in rete a disposizione per le aziende su tutto il territorio nazionale. E poi tutti i giovani che vogliono intraprendere un nuovo percorso di lavoro. Teniamo conto che dalle analisi, dal nostro osservatorio, dalle analisi che abbiamo,
In Italia servono 20.000 professionisti per la sostenibilità, se vogliamo tenere il passo con le indicazioni della Commissione europea, basterebbe pensare solo al PNRR con quante necessità si prospettano. Quindi direi che oggi siamo avanti, del resto la Scuola Etica Leonardo è stata la prima in Italia ad impegnarsi su questo tema, e oggi siamo qui a festeggiare quasi i 15 anni di lavoro e direi che questa cosa ci fa molto piacere perché ci è riconosciuta a livello oltre che nazionale ma anche a livello internazionale. Mi sembrava una giusta aggiunta. E adesso andiamo dal prossimo ospite per parlare di un progetto europeo molto interessante, il Life All In. Sentiamo esattamente da Gualtieri in che cosa consiste. Prego. Allora, questo progetto, come si può capire anche dal titolo, è un progetto che rientra nel programma del Life, quelli di cui parlavo prima. Il progetto, per spiegarvi un po' di cosa parla questo progetto, come ci siamo orientati su un utilizzo migliore, più efficace, efficiente delle materie prime, devo contestualizzare un attimino lo sviluppo all'interno di quello che è ancora oggi il nostro core business, che è quello della produzione di macchinari per la produzione di prodotti igienici assorbenti. Quindi parliamo di prodotti per adulti ma anche per bambini. Questi prodotti negli anni sono stati impreziositi con determinate caratteristiche che li hanno reso sempre di più simili a un prodotto come un prodotto intimo e attraverso l'utilizzo di materie prime molto particolari, materie prime più morbidi, più soffici, che diano un effetto meno simile alla plastica a contatto con la pelle. Materiali, fibre che siano più performanti sotto il punto di vista dell'assorbenza e materiali elastici che li rendano molto più ergonomici, molto più vestibili sulla pelle, sul corpo del bambino piuttosto che dell'adulto. Ora, per ottenere questi risultati sui prodotti, che cosa si è fatto? Si sono create materie prime, sono state prodotte materie prime sempre più complesse e i produttori di pannolini acquistano queste materie prime dall'esterno. Noi in questo progetto qual è stato l'obiettivo? È stato quello di introdurre, sviluppare tecnologia che permettesse alle macchine che produciamo di sfruttare materie prime, lasciatemi dire, più standard, meno preziose, per poi impreziosirle lungo il processo, per trasformarle e renderle diverse, più simili a quello che ad oggi il mercato richiede. Il vantaggio qual è di uno sviluppo del genere? Sicuramente il costo, quindi per rendere appetibile questo sviluppo, per una questione di business, ovviamente il vantaggio di costo è fondamentale. Ma non solo, ci sono aspetti, e qui torniamo al discorso della sostenibilità, legati all'impatto ambientale, quindi proprio alla sostenibilità ambientale. Quali sono? Uno tra questi, per esempio, è il fatto che potendo utilizzare delle materie prime meno soffici e trasformarle in materie prime più morbidi, noi trasportiamo meno aria, perché la materia prima più soffice di per sé contiene maggiore aria, un maggiore quantitativo di aria, sono materie prime più elastiche. Inoltre questi tipi di materie prime vengono prodotte in aree geografiche che magari richiedono dei trasporti più onerosi in termini proprio di chilometraggio e quindi di impatto ambientale. Un altro aspetto, per esempio, potrebbe essere un utilizzo diverso, una produzione diversa di materiali elastici sfruttando la tecnologia di estrusione, quindi estrudendo un materiale elastico direttamente in linea comporta un minore utilizzo di materiale perché non andiamo a utilizzare delle sostanze di supporto che si utilizzano per l'avvolgimento dei filamenti elastici che si utilizzano sui prodotti igienici assorbenti. E così via dicendo, ci sono tanti aspetti che noi abbiamo introdotto, tante innovazioni che abbiamo introdotto sulle nostre tecnologie per ottenere questa tipologia di risultati. E inoltre, per spiegarvi meglio qual è il vantaggio, è bene considerare che gli impianti produttivi di questi prodotti igienici assorbenti sono impianti che realizzano migliaia di prodotti ogni minuto e che lavorano potenzialmente 24 su 24, 7 giorni su 7. Quindi pensare anche a un vantaggio di un grammo risparmiato su un singolo prodotto porta a tonnellate di materiale risparmiato e quindi un minore impatto ambientale legato proprio al fatto che utilizziamo meno materiale.
Mi sembra una spiegazione molto esaustiva, un bellissimo progetto che ci fa anche riflettere sugli ingenti impegni economici che richiedono questi progetti così colossali. E quindi mi collego a questo punto con Consoli in collegamento per capire qual è il ruolo degli istituti finanziari, delle banche in un momento così particolare e associando appunto il tutto alla sostenibilità. A lei. Assolutamente, assolutamente. Posto che abbiamo due tipologie di banche, le banche pubbliche, per esempio la Banca Europea degli Investimenti, pubbliche è un termine un po' improprio, e ovviamente i soggetti privati, possiamo vedere innanzitutto che già questi istituti sono uno stimolo da alcuni anni. La Banca Europea degli Investimenti ci dimostra che è possibile assolutamente mettere a terra, far atterrare degli investimenti con il sostegno anche del soggetto pubblico. Ma sono poi molti altri gli strumenti finanziari che i soggetti mettono a disposizione, soggetti come quelli citati. Non a caso, appunto, abbiamo visto una presentazione di un progetto LIFE, che peraltro è uno dei punti centrali, dei pilastri della Commissione Europea. Poi ci sono anche gli istituti privati nelle varie forme, soggetti finanziari piuttosto che istituti di credito in quanto tali. Ebbene, sono centrali per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché le banche sono in una sorta di difficoltà tra l'incudine e il martello. Mi spiego meglio. Allora, quando una banca presta dei danari per un investimento, ne deve rispondere a qualcuno che sta sopra di lui, che nella fattispecie nazionale è Banca Italia e ovviamente poi il riferimento europeo. Questo perché una banca deve garantire che una quota dei suoi investimenti sia sempre coperta da disponibilità, quindi la banca, per essere un po' schietti e molto chiari, deve avere delle riserve che consentono di garantire che qualora i soldi prestati non tornino nelle loro casse, la banca sia solida e continui a progredire. Questo è un aspetto. Dall'altra parte, le banche hanno necessità sempre di più di operare con dei soggetti nel mercato che siano solidi, che consentano il rientro dell'indebitamento per il cliente e del credito per la banca. È purtroppo oggettivo dire, per esempio, che le aziende che non hanno certamente, non posso negare, pensato alla sostenibilità, in questo periodo, proprio a fine anno, stanno vivendo delle grandissime difficoltà, perché le banche cercano ovviamente, tra saldi e stralci, piuttosto che crisi da sovraindebitamento, di chiudere quelle posizioni che sono molto pericolose, perché poi vanno ad incaglio e quindi anche per la banca stessa diventano un problema. Fuori da questa difficoltà sta però cominciando a muoversi qualcosa di concreto da molto tempo. E mi permetto di portarvi una chicca, una novità che sul mercato atterrerà il 1 gennaio del 2024 dopo un laboriosissimo lavoro che abbiamo concluso un paio di settimane fa a Bruxelles. Ossia, sta arrivando nel mercato italiano la prima banca già presente sul nostro territorio, nota a tutti, abbiate pazienza se non posso darvi il dettaglio del nome, la quale sosterrà finanziariamente non solo il processo di valutazione dell'impresa che chiede sostegno finanziario per la sostenibilità, ma che addirittura investirà direttamente nella società. Parlando con i colleghi con cui abbiamo preparato da molto tempo questa operazione e che sbarcherà sul mercato il 1 di gennaio, la prima domanda che ci siamo chiesti e quale sia il livello di competenza che oggi come oggi le imprese hanno rispetto invece al livello di competenza che hanno in questo momento i soggetti bancari. E abbiamo visto che sono pronti. Mancano i professionisti, quei soggetti che sono un po' da collante e certe volte purtroppo anche invece di elemento di disturbo, di blocco verso il mercato. Quindi penso alla riflessione del professor Pallini, il quale ci cita la necessità di tantissimi soggetti che operino in questo ambito, una grande possibilità per i giovani. E quindi se oggi le banche già stanno muovendosi in questo modo, domani mattina potremo vedere un fiorire di nuove attività. E a questo punto, nel concreto, vi riferisco che è dell'anno prossimo l'obbligo per molte imprese di affrontare il tema della carbon tax, quindi di un aumento della tassazione per andare a gestire i problemi creati, in questo caso in termini ambientali, sugli anni precedenti.
Se calcoliamo che una carbon tax ben allocata può far chiudere letteralmente i battenti all'impresa, le banche sono già partite in questo senso, si sono già mosse con alcune difficoltà, mancavano alcuni paletti di riferimento, la tassonomia non era ancora chiara, i documenti da redigere non erano ancora del tutto chiari, eppure si stanno muovendo. Un altro strumento che viene messo a disposizione degli istituti bancari in questo momento è quello dell'accesso al credito agevolato, ossia con delle condizioni migliori, onde per cui se io cumulo alcune specifiche, magari sono una startup innovativa o della ricerca e sviluppo interna alla mia azienda, contemporaneamente posso garantire di essere anche quasi patentabile, cioè sto facendo ricerca seria, è molto probabile che la somma di queste qualità, oltre ad investimenti in sostenibilità, consentano alle banche di avere dei clienti che siano solidi e in conseguenza di ciò di rendere ancora più solido il sistema. Mi attendo nel 2024 un ennesimo, e quindi mi permetto di citare un terzo strumento, un ennesimo tentativo dei mercati finanziari di adire, di avvicinarsi sempre più al mondo della sostenibilità, e mi riferisco agli investimenti, inteso come gli investimenti che conosciamo come azionari, per esempio. Brevemente, Consoli, che siamo in chiusura, brevemente. Fondamentalmente i fondi di investimento non investivano su prodotti ESG per mancanza di struttura di natura normativa. Oggi come oggi anche questo passo è stato sul fatto, quindi è probabile che ritorneranno ancora grandi investimenti. Grazie mille per questa chiosa, grazie soprattutto anche per lo spoiler, quindi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Io ringrazio i nostri ospiti qui in studio e ringrazio Mauro Pallini, grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Diego Gualtieri. Grazie a voi, buonasera. In collegamento, grazie mille, Giuseppe Consoli. Piacere, grazie a voi. Per la parte tecnica ringrazio la regia di Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.